Su YouTube esiste una marea di canali piccoli sconosciuti e alcuni di questi risultano essere particolarmente interessanti o inquietanti il più delle volte. Oggi ti presento il caso di questo canale di nome Bad Pioneer, che tradotto all'italiano sarebbe Cattivo Pioniero. Il canale si concentra principalmente sulla caccia e la vita in montagna. Il proprietario è quest'uomo che stai guardando sullo schermo. Tra tutti i video presenti, esiste uno che si distingue molto dagli altri, ed è il video dove abbiamo come protagonista Sergei. Ma chi sarebbe Sergei? Sergei è un cacciatore con poche risorse economiche a disposizione, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita ascoltando aneddoti di altri cacciatori che raccontavano la pericolosità della taiga siberiana. Taiga è una parola russa che vuol dire foresta di conifere. Prima di partire col filmato, leggiamo la descrizione del video. Siberia, Siam occidentale. Il cacciatore e pescatore Sergei va nella taiga con lo scopo di accampare tutta la notte alla ricerca di grande prede. Si è sentito dire da un altro cacciatore che il posto non è sicuro. Non fidandosi molto di queste voci, Sergei decide di controllare di persona portando con sé una piccola videocamera. Sergei, insieme ad una piccola videocamera, decide di controllare il posto di persona. Ritornando a noi, ti ricordo che la Siberia è un vastissimo territorio dell'Asia settentrionale. Al suo interno ci sono zone dove ancora l'uomo non ha ancora messo piede. Le temperature estremamente basse e la boscosità delle foreste siberiane mettono a dura prova persino i cacciatori più esperti. Sergei accampò per una sola notte, ma tornò con qualcosa di sorprendente da raccontare. Come accennato prima, il nostro cacciatore aveva con sé una piccola videocamera, con la quale riprese tutto ciò che era successo quella notte. Detto ciò, vediamo questo inedito e terrificante filmato, sottotitolato per la prima volta in italiano. I video sono due, però passiamo direttamente al secondo perché nel primo non c'è niente di interessante da farti vedere. Parte 2. Non è un posto sicuro. Dopo mezzanotte iniziarono a sentirsi i primi rumori che provenivano dalla profondità del bosco. Dopo un po' smisero, ma subito dopo ripartirono. Mi tornò in mente la storia che mi era stata raccontata da quel cacciatore. Finita questa introduzione, questa storia inizia così. Sergei viene svegliato in piena notte mentre dormiva all'interno della sua piccola tenda, da inquietanti rumori provenienti dal bosco. Alza il volume e vediamo se riesci anche te ad ascoltarlo. Qui è necessario fare un replay per capire che cosa abbia messo così in allerta il nostro protagonista. Secondo te si tratta di un verso di qualche animale? Non conosciamo effettivamente la storia di Sergei, ma possiamo essere sicuri che non sia un cacciatore principiante, già che addentrarsi in un bosco e per di più passarci tutta la notte non è da tutti. Quello che stiamo guardando non è una clip di qualche film d'azione classico di Hollywood,
Si tratta invece di una vera situazione di pericolo nella vita reale. Sergei, con i pochi materiali che la natura gli può offrire, tenta di tirare su una specie di barriera per non essere colto all'improvviso, nel caso in cui qualcuno o qualcosa abbia intenzione di avvicinarsi alla sua tenda. In questa parte del filmato lo vediamo arrampicarsi su un albero per avere una migliore visuale. Da dove vedi? И вниз не улети. Тихо. О, блядь. Sergei fa capire ai responsabili di tutti quegli strani rumori che è armato fino ai denti ed è pronto ad affrontarlo. Basterà solo il coraggio di Sergei per fermare questa strana presenza? Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ci vediamo alla prossima storia.